abbiamo. Amos, facci ascoltare un pezzo di Piero. Hai in mente qualcosa? Ma Dio, noi cioè io mi ricordo che mi chiamò in una sala a Bologna, una sala di incisione, e registrammo 5-6 brani insieme, che adesso, cioè, di cui ve ne faccio sentire uno adesso. Io ho partecipato a 5-6 brani, gli altri li ha fatti da solo, con la chitarra acustica, anche delle registrazioni di quando entrarono i poliziotti a radio. La Io dirice l'avevo così. anche la mia cassetta, mi Esatto. ricordo. Comunque niente, partiamo con questo che registrammo insieme alcuni anni fa. Si è sposata tantissimi anni, però una trentina, forse anche di più, e andammo giù a Bologna in questa sala. Io registrai con lui questa cosa. Poi dovevamo fare degli spettacoli. Abbiamo fatto il primo con Fantini, che era il produttore di Francesco, lì all'Osteria delle Nane, certo, quella sera. Sì, c'era un po' un sonnecchiamento generale, però. Esatto, poi dovevamo fare, insomma, dovevamo partire da lì, poi dopo io scelsi di andare con un altro gruppo di Bologna, purtroppo non dico quello 3D, però cioè, lo abbandonai, nel senso che io dovevo scegliere se andare a fare la professione, provare a fare qualcosa di più, oppure con lui eravamo già rodati, però mi ricordo cioè, che l'abbandonai, nel senso che dissi, guarda, io purtroppo ho scelto di andare con un altro gruppo, e vabbè, non c'è problema, se hai tempo, se vuoi venire, insomma. E poi dopo invece tornai sui miei passi quando dopo diciamo, l'esperienza mia diventò un po' fallimentare, nel senso che rimasi 9 mesi con questo gruppo e lui mi chiese appunto di, siccome c'era il Sanremo Tempo, di se volevo venire. Infatti lì c'è l'attestato ce l'ho filmato. Ma guarda, io mi ricordo poco perché andammo su e ero in diretta sulla Rai. Cioè, arrivavamo noi, c'era un sacco di gente, insomma, che partecipava. No, è perché eri in diretta Rai, però non so, probabilmente bisogna andare negli archivi, bisogna andare negli archivi della Rai, la Rai Tech, e guardare se c'è qualcosa. E poi sì, mi ricordo poi andammo a Pavana, che c'era, una sera c'era addirittura un attore, di cui non mi ricordo più il nome, vabbè. Però e poi dopo, cioè, siccome lui era andato, sì, c'era Benigni, esatto, quella sera, sì, pomeriggio, sì, c'era anche lui, esatto. E poi dopo, siccome lui era andato a abitare a Bologna, le strade diciamo, si divisero e poi ho provato a richiamare alcuni anni fa, sono andato a trovarlo, lui era in forma e mi regalò appunto il CD e di modella dura realtà. Mai fra entità sconosciute compiute, che non hai visto mai fra le schede cifrate che sei tu, che non hai visto mai.
ha programmato la tua vita. Non sai chi sia e dove, ma che importa se solo questo ti fa già dubitar del tuo equilibrio. E aperta è già la strada nella tua mente a questa nuova realtà che non capirai mai, fendita sconosciute compiute, che non capirai mai fra le schede cifrate che sei tu, che non capirai mai. Risolverò la situazione.